Ah, ragazzi, per chi non avesse voglia di vedersi l'intero video, il dispositivo da comprare è sicuramente il... Ah, ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo glorioso video. Come avrete capito, oggi ho deciso di prestare ascolto a tutte le vostre richieste fatte su Instagram, fatte sotto il video unboxing di questo MacBook Air, ossia un bel confrontone in casa di questo nuovo gioiello della casa di Cupertino, il modello meno costoso con cui potete approcciare il mondo dei portatili, ma soprattutto con il suo concorrente principale. Sto parlando invece di iPad Pro. In questo caso vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace qui sotto per supportare questa tipologia di video e fatemi sapere anche con un bel commento che cosa ne pensate voi. Ho diviso questo video in sezioni successive e partiamo alla grandissima con il primo grosso tema, ossia quello del prezzo. Lo so, questo è un computer nuovo, non servirebbe perché ovviamente ha delle performance assolutamente fenomenali, ma voglio comunque parlarvi di un servizio che io installo su tutti i MacBook che possiedo, che compro e che comprerò. Sto parlando di Clean My Mac X, ossia un software che permette davvero di fare pulizia di tutti i file superflui, tutte le cose che appesantiscono il vostro MacBook, soprattutto se ha qualche anno sulle spalle. Ovviamente esiste una modalità automatica Smart Scan che vi permette semplicemente di scansionare tutto il vostro sistema operativo a partire dai singoli file che lo compongono, andare a cercare malware, andare a cercare tutti gli allegati di posta pesanti nascosti in giro per il computer, disinstallare applicazioni che hanno lasciato residui in giro che non avete modo di controllare. Molto molto comodo, perché in tante occasioni è stato utile per trovare dei file iper pesanti che occupavano il mio hard disk senza avermi avvertito. Per esempio avevo un backup vecchissimo di un iPhone che rimaneva lì, occupava 200 giga di spazio, e davvero è stato decisivo fare questa scansione proprio con Clean My Mac. Ovviamente esiste la versione di prova completamente gratuita che vi permette di testare con mano quali sono le sue potenzialità, e secondo me sono veramente molto forti. Link come al solito qui sotto in descrizione, e fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Direi che l'idea migliore di tutte è andare direttamente sul sito Apple a fare questa configurazione. Allora, MacBook Air da 13 pollici, modello base, Core i3, 256 giga di SSD, 1229 euro. Dall'altra parte invece abbiamo iPad Pro, ovviamente da 11 pollici, che è il modello base in assoluto, 128 giga che è l'unità minima che possiamo configurare, solo wifi 899. Prezzo sicuramente molto diverso, molto più basso, ma secondo me non è un confronto equo. Infatti per fare un confronto tra questo Air e questo iPad Pro bisogna passare sicuramente al modello da 12,9 pollici, così abbiamo uno schermo con una dimensione più comparabile, visto che abbiamo un MacBook appunto da 13, grigio siderale va bene, 128 giga diventano 256 ed ecco che magicamente abbiamo 1229 euro di prezzo di listino, praticamente lo stesso di Air. C'è da dire però in aggiunta che a questo iPad andrebbe aggiunta la Magic Keyboard con altri 400 euro e ovviamente l'Apple Pencil con altri 120, quindi diciamo che non siamo veramente sullo stesso piano. Tre veloci considerazioni aggiuntive sui prezzi: la Pencil non è fondamentale per l'uso di iPad, a mio avviso, nel senso, a meno che non siate ovviamente degli illustratori. La Magic Keyboard sì, ma ci sono tante equivalenti di terze parti, e in ultimo luogo 256 giga su un iPad forse sono anche troppi, nel senso che fidatevi di me, non vi serviranno, quindi potete risparmiare un pochino di più sulla parte di capienza. Punto numero 2. Potenza. Innanzitutto partirei da un assunto fondamentale: il dispositivo perfetto per voi ovviamente dipende tantissimo da quello che fate. Questa è la risposta che do a qualsiasi domanda mi venga posta in relazione alla scelta tra l'uno e l'altro. Dovete sapere che ho fatto un piccolo sondaggio proprio su Instagram chiedendovi quali sono gli usi prevalenti che fate dei vostri dispositivi digitali, quali sono di fatto le vostre abitudini, e il risultato in realtà è molto esplicito. Moltissimi di voi lo usano per navigare in rete, guardare video su YouTube, guardare film sul divano perché magari non avete la possibilità di utilizzare la TV di famiglia o non ne possedete una perché siete fuori sede, eccetera eccetera. Ovviamente usate tutta la suite Office, sia iWork che ovviamente Office di Microsoft, per digitare, per fare calcoli, per scrivere, per comporre testi, eccetera eccetera. Poi molti di voi ovviamente ascoltano musica proprio con il loro portatile, visto che soprattutto questo MacBook ma anche l'iPad hanno degli altoparlanti fenomenali, quindi in questo caso cadete in piedi di sicuro. In ultimo luogo ovviamente lo utilizzate per rispondere a mail e visitare siti internet. Direi che questi task sono perfettamente sovrapponibili e soprattutto esaudibili da parte di entrambi i dispositivi. Direi che non c'è alcuna differenza in questo senso. La vera differenza la fa il sistema operativo in questo caso, visto che dal punto di vista delle app esistono tutte specchiate su entrambi i dispositivi. Se dovete archiviare dei file in maniera ordinata e organizzata, diciamo che è molto più conveniente utilizzare un MacBook, visto che avete un sistema di cartelle vero e proprio, mentre su iPad no. Non so quanti di voi abbiano necessità di archiviare file in maniera strutturata, come accade in ambito professionale, in ambito di lavoro, in ambito
compito, diciamo, più casalingo o anche solo universitario, utilizzare file di iPad è assolutamente perfetto. Potete archiviare tutto in ordine, lasciarlo addirittura nel cloud senza neppure sfruttare lo spazio interno di iPad. Insomma, ci sono veramente tante possibilità e moltissimi di voi, secondo me, non hanno assolutamente bisogno di un MacBook. Il MacBook dove fa la differenza? Ovviamente sui task più impegnativi, pur avendo una potenza non esagerata, non stiamo parlando di un MacBook Pro, stiamo parlando di un Air, riesce comunque tranquillamente a portare a termine moltissimi compiti, riesce tranquillamente anche ad editare video, riesce ad editare foto su Photoshop, su Lightroom, insomma non ci sono veri e propri limiti, a meno che non siate ovviamente gente che deve editare il 4K a 60 fps e non avere dei drop frame quando lavorate su Final Cut. Ma a questo punto è chiaro che la domanda è sbagliata, non fa per voi né il MacBook Air né chiaramente l'iPad Pro, a quel punto dovete passare a un modello professionale, al modello Pro oppure addirittura un iMac. Quello che fa veramente la differenza soprattutto è il design termico, infatti pur avendo comunque una potenza più che dignitosa, configurabile il MacBook Air, se prendete addirittura un i5 o un i7 nei vari processori disponibili, potete esaudire anche task più professionali, però ovviamente il design termico fa sì che ad un certo punto, quando molta richiesta di potenza viene data al processore, ci sia un taglio per evitare di surriscaldare esageratamente. In questo senso il MacBook Pro fa un lavoro molto migliore di dissipazione e riesce a mantenere più a lungo termine le performance ad alto regime. In questo senso vi prego, non comprate un MacBook Air pensando di metterlo sotto torchio tutto il tempo, ma vi assicuro che per qualsiasi altra operazione è assolutamente più che sufficiente. Tra l'altro, andare a comprare un i5 o un i7 a fronte di un i3 base che magari può farvi storcere il naso, fidatevi di me, non vi serve assolutamente se fate i lavori di cui ho parlato fino a un attimo fa. Non vi accorgerete navigando in rete della differenza tra questi due processori. Punto numero 3, la tastiera. Ovviamente se siete le persone che devono digitare a lungo e hanno bisogno insomma di una produttività di questo tipo, vi consiglierei il MacBook in questo senso, perché avete una tastiera più grande, più completa, con dei feedback migliori. Probabilmente io non ho ancora provato la Magic Keyboard, però così a spanne rischia di essere un po' un fantoccio, cioè avete l'iPad, avete questo oggetto da connettere, per carità è fighissimo come hanno sistemato tutta la cosa, però la coesione, la perfezione che ha un prodotto come un MacBook secondo me è superiore se avete il task di digitare tantissimo. In ogni caso anche su questo Air è arrivata la nuova tastiera, abbiamo il nuovo meccanismo a forbice in sostituzione di quella a farfalla, molto criticato nei modelli precedenti. Piccola analisi, io in realtà preferivo il modello precedente, mi dava un feedback migliore e digitavo molto più in fretta, comunque questi sono dettagli. Altra cosa secondo me interessante è il fatto che non abbiamo la touch bar in questo Air, ovviamente l'hanno riservata per i modelli Pro, ma fidatevi di me, non è così necessaria, non si sente assolutamente la mancanza della touch bar, che io nel mio Pro di fatto mi trovo ad utilizzare praticamente mai, se non su Final Cut per alcuni shortcut. Dal punto di vista dello schermo, qui siamo su due piani un po' diversi, nel senso che da una parte abbiamo i 120 Hz che fanno veramente impazzire quando ci si muove all'interno dell'interfaccia, parlo di iPad Pro, uno schermo con gli angoli curvi che lo fa sembrare ultramoderno, un oggetto anche più in generale più leggero, più bello da vedere, secondo me dal mio punto di vista, da avere soprattutto senza cover. Dall'altra parte abbiamo uno schermo che sta un po' subendo, diciamo, il passare degli anni, infatti abbiamo ancora le cornici grosse, non ha voluto Apple portarlo al pari del MacBook Pro da 16 pollici in cui avevano ingrandito leggermente lo schermo riducendo un po' i margini, secondo me era un'operazione da fare. Aspettiamo però che la generazione successiva di Air andrà in quella direzione, se non ancora meglio. È tecnicamente superiore lo schermo di iPad Pro, ma vi assicuro che per l'uso quotidiano anche qui non c'è grande differenza in questo senso. Mi baserei non tanto sulla qualità dello schermo per la scelta, quanto più sull'obiettivo che abbiamo. Quindi visionare film e ovviamente fare tutti i lavori di cui ho parlato prima possono comodamente essere fatti da entrambi. Piccola nota, abbiamo un sistema di altoparlanti rinnovato dal punto di vista multimediale su questo Air, ovviamente si sente meglio, è molto più vicino, più simile a quello del MacBook Pro da 16 pollici che ho già portato qui sul canale, ma devo dire che l'iPad Pro con i 4 altoparlanti stereo fa veramente paura, potete sia ascoltare musica che guardare film in surround, quasi surround, finto ovviamente, e vi immerge in maniera veramente significativa. Mi piace moltissimo la parte acustica proprio di iPad. Dal punto di vista della connettività, che va di pari passo in realtà con l'ambito professionale, cioè quante porte abbiamo e che possibilità di connessione abbiamo, chiaramente il MacBook stravince da questo punto di vista, oltre al fatto che abbiamo a disposizione due porte USB di tipo C Thunderbolt 3, come quelle del MacBook, sono ovviamente meno per non farsi concorrenza, ma lì ci possiamo attaccare stati solidi, chiavette di qualsiasi tipo, schede audio esterne se dobbiamo fare musica eccetera eccetera. Ovviamente vi ricordo ancora una volta che avere tante porte serve più a un modello professionale in cui dobbiamo magari attaccare tanti accessori per potenziare le capacità di ingresso, difficilmente attaccheremo schede audio per lavorare su Logic su un MacBook Air di questo tipo, passeremo a un Pro e avremo più disponibilità da quella parte.
niente. Mi sento di dire che nella maggior parte dei vostri utilizzi, dell'utilizzo di chi dovrebbe comprare l'uno o l'altro, non ci sia così grande bisogno di connettività, nel senso che nella maggior parte dei casi la porta la useremo esclusivamente per la ricarica o poco più. Nota di demerito per il MacBook Air: la webcam è soltanto 720p, molto molto triste la resa, diciamo, visiva che ci permette di avere, soprattutto di questi tempi, visto che stiamo tutti videochiamando veramente tanto. In definitiva, quale scegliere? Beh, secondo me è molto semplice. Primo, se siete qui a vedere questo video per capire quale scegliere tra i due, probabilmente la scelta giusta è un iPad Pro. Può risolvere tutti i vostri task, altrimenti non avreste dubbi, perché anche solo un software che non gira su iPad vi farebbe scegliere sicuramente per il MacBook Air, che invece fa girare qualsiasi programma. Dal mio punto di vista, se siete degli studenti, è una buona idea puntare su un portatile, che è più versatile, vi permette di installare software diversi e che probabilmente non esisteranno per un po' di tempo sull'iPad Pro, dipende dalla facoltà che frequentate, io sto parlando di studenti universitari. Se invece siete nella fascia di studenti precedente, quella non universitaria, insomma, un iPad Pro può tranquillamente fare al caso vostro per risolvere tutti i task del vostro percorso di studi. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi siano stati utili questi consigli e che ne abbiate anche voi da darmi di analisi, di opinioni, di ulteriori elugubrazioni su questi due dispositivi. Fatemelo sapere con un bel commentino qui sotto, un bel mi piace, e noi invece ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.